Fra Daniele Natale, una delle più belle figure di Frate Minore Cappuccino, da questa espressione dell'allora ministro provinciale Fra Mariano Di Vito durante i funerali del Frate Cappuccino, Fra Daniele Natale, da cui ha preso spunto l'ultimo testo di Gennaro Prezioso che racconta la vita di Fra Daniele, del servo di Dio Fra Daniele, ecco, prende spunto anche questa rubrica che vuole un po' raccontare attraverso testimonianze, attraverso aneddoti, attraverso la stessa voce di Fra Daniele, alcuni passaggi della sua vita, della vita del servo di Dio. E quest'oggi siamo in Corso Cairoli 31, siamo proprio a casa Natale, a pochi passi dal centro storico, dove ci facciamo accompagnare dalla testimonianza, dal racconto dei suoi amici, amici di Fra Daniele. Ecco qui, quest'oggi abbiamo Domenico, grazie per essere qui, Domenico, e soprattutto grazie per la tua testimonianza. E ringraziamo anche la famiglia Natale per aver messo a disposizione anche la casa per le nostre registrazioni, perché vogliamo partire da questa stanza, dalla camera da letto di Fra Daniele, luogo di sofferenza, luogo, come ben sapete, lo abbiamo raccontato spesso, sono stati 14 gli interventi chirurgici che ha subito, e proprio per la convalescenza, proprio per stare meglio in famiglia, ecco, aveva la possibilità, ecco, il ministro provinciale gli dava la possibilità di stare a casa, e proprio negli ultimi anni della sua vita, ecco Mimmo, tu lo hai conosciuto quando era di famiglia a Cerignola, nel convento dei frati minori cappuccini di Cerignola, e tu spesso sei stato qui e possiamo dire quanti ricordi questa stanza. Sì, tanti ricordi. Io nei periodi che sono stato con Fra Daniele andavo, dormivo nella mansarda di sopra e quando scendevo vedevo Fra Daniele molto non riposato, ma stanco ancora più della sera prima. Perché? Perché qui Fra Daniele non veniva a riposare, ma a soffrire. Infatti, quando stava a letto, lui quando veniva a letto non faceva altro che soffrire per tutte le richieste delle persone, degli amici che facevano, richieste di guarigione, richieste di salute, eccetera. E quindi, poverino Fra Daniele, veniva qui nel momento di tranquillità e di pace, pregava il Signore e raccomandava queste anime, queste persone che avevano chiesto. E questa è la conseguenza, era quella che il Signore gli dava quelle sofferenze che le altre persone dovevano subire, e invece le prendeva lui, prendeva su di sé queste sofferenze. E quindi era difficile, che la mattina mi alzavo, lo vedevo bello, sorridente, riposato, anzi. Però capitò una volta che non riusciva a dormire, non riusciva a dormire la notte. Mi agitavo, non so perché, e quindi mi alzai quel giorno con gli occhi gonfi, ancora avevo sonno, e chiesi, Fra Daniele mi guardò, disse, che è successo? Che non hai dormito stanotte? Dice, no, Fra Daniele, non riuscivo a dormire. Ah, beh, ho capito. Dice, pure tu hai subito tutta la conseguenza delle mie sofferenze, eccetera, nel senso, evidentemente non riuscivo a dormire, questo demonio dava fastidio a me, dava fastidio anche a te, cercava di. E quindi ecco, ci troviamo in questa camera, dicevo, in questa camera da letto dove appunto Fra Daniele soffriva con tutti questi oggetti, con queste cose. Qui da pensare che di Fra Daniele, diciamo, suo, comprato da Fra Daniele, c'è quasi niente, sono tutti oggetti regalati dalle persone che venivano e portavano il ricordino, portavano un pensiero a Fra Daniele. Tanti oggetti, tante cose. E quindi vediamo adesso che posso indicare alcune cose, come per esempio questa è una poltrona, Sedia. questa sedia qui, una sedia diciamo moderna di pelle, che serviva a Fra Daniele a far sedere le persone quando venivano a trovarlo. Perché? Perché diceva Fra Daniele, quando qualcuno non si sentiva bene, aveva qualche problema, di sedersi. E quindi, perché? Perché lì su quella poltrona si sedeva Padre Pio, dopo la morte di Padre Pio, quando veniva a trovare Fra Daniele.
Perché quando la notte fra Daniele soffriva e quindi aveva bisogno di aiuto, arrivava fra Padre Pio. Padre Pio si sedeva, diceva fra Daniele, su quella poltrona, su quella sedia, e si metteva a fianco a lui e stavano insieme, gli faceva compagnia e pregavano insieme. Questo è importante, ecco perché molte volte quando veniva qualcuno, fra Daniele diceva: siediti su quella sedia e prega. E perché del resto, insomma, sedesse su una sedia dove si è seduto Padre Pio è abbastanza importante, insomma, abbastanza. E noi vediamo qui tanti di quegli oggetti, tante di quelle cose, tanti ricordi, tanti, tanti, tanti ricordi. Qui c'è una poltrona dove fra Daniele, ecco, accoglieva le persone. Lui si sedeva su quella poltrona, arrivavano le persone, si inginocchiavano e parlavano. Non è che poteva confessare fra Daniele, perché ovviamente era un frate laico, però confessavano i loro problemi e chiedevano aiuto, chiedevano preghiere, e fra Daniele, stando lì, li accoglieva. E ricordo particolare che una volta, dopo che parlò con alcune persone, queste andarono via, venne qui, si sedette su quella poltrona, poi mi disse a me: vieni Mimmo. Io mi avvicinai e mi disse: siediti, inginocchiati e dimmi. No, mi inginocchiai io così spontaneamente. Disse: che mi devi dire? Io in quel momento non avevo niente da dire, veramente non, mi prese all'improvviso. Anche perché poi mi ricordai un particolare: strada facendo da Cerignola qui a San Giovanni, avevo detto: beh, quasi quasi, dice, chiedo al Signore di far stare fra Daniele tranquillo, senza sofferenze, e eventualmente quelle sofferenze le prende su di me e lui sta in pace con le persone, può parlare tranquillamente, senza soffrire, senza. Allora fra Daniele mi chiamò, disse: ehi, Pagliò, dice, non ti permettere più, disse, perché poi devo stare a pensare, a preoccuparmi io, a soffrire per farti passare a te il dolore. Quindi mi prese su questo fatto. Io poi non gli avevo detto niente, non avevo accennato niente. Lui mi chiamò e mi disse: non lo fare più, perché poi mi devo preoccupare io, mi devo preoccupare. Quindi, diciamo, è la poltrona che ne ha sentite di tutti i colori, tutte le sofferenze delle persone che venivano qui e soffrivano e si confidavano con lui, con Fra Daniele. Poi abbiamo tanti altri oggetti qui che teniamo, foto dove c'è Fra Daniele con l'allora Papa, teniamo un Gesù bambino fantastico regalato da Padre Pio a Fra Daniele. E infatti racconta Fra Daniele che glielo chiese proprio lui a Padre Pio, perché lo portarono lì da Padre Pio per farlo benedire, e Fra Daniele disse: padre, me lo regalate a me, perché io non ne ho, voi ne avete tanti. Allora Padre Pio lo benedisse, lo baciò, disse: beh, tieni, e mi raccomando, trattamelo bene. E quindi Padre Pio, Fra Daniele lo ha messo qui sopra sul comò, a ricordo, e chiunque viene prega lì davanti anche a questo Gesù bambino miracoloso, perché è stato baciato da Padre Pio, quindi benedetto da Padre Pio. Ci sono tanti, tanti di questi ricordi, tanti di quelle cose che gli stessi mobili, gli stessi oggetti, niente è stato spostato in questa camera, così com'era. Quindi tutto quello che voi vedete è così come è rimasto dalla morte di Fra Daniele. Ora c'è dietro le spalle c'è un quadro, un Gesù misericordioso. È un quadro bellissimo, che io ricordo che un giorno una suora mi telefonò chiedendomi una foto di Gesù misericordioso. Noi abbiamo in un'altra stanza un quadro di Gesù misericordioso, dove Fra Daniele si fermava sempre davanti a quel quadro con tutte le persone, pregava e chiedeva grazie, chiedeva tante cose. Io pensavo che fosse quel quadro, siccome avevo ripreso queste foto di questo quadro, mandai una foto di questo quadro, di questo Gesù. Dopo qualche giorno la suora mi ritelefona e dice: no, non è questo Gesù che io voglio, c'è un Gesù che sta in camera da letto di Fra Daniele, sulla sua sinistra.
io un giorno venni qui con Nunzia, la nipote, presi il quadro e per studiarlo bene lo portai a casa, lo smontai, presi la foto, fotografai la foto con tutti i ricordi, perché poi è ovale, però in effetti la foto è rettangolare, ci sono i bordi con la scritta di Padre Pio. Poi tornai qui e lo rimisi a posto. E questo mi raccontava questa suora che aveva telefonato l'episodio, dice: "Sai perché voglio quel quadro? Perché quando lo portai da Padre Pio a farlo benedire, che fu regalato quel quadro, fu regalato al professor Pavone. E il professor Pavone disse questo episodio, disse: quando portò il quadro a far benedire a Padre Pio, Padre Pio lo guardò e disse: "Ah, oh, finalmente un volto di Gesù veramente somigliante, questo è il vero Gesù". Quindi ecco perché io ci tenni quel giorno a smontarlo e a fare delle copie, perché beh, abbiamo un quadro, un volto di Gesù veramente somigliante, se me lo dice Fra Daniele, che l'ha detto Padre Pio, che l'ha visto e l'ha benedetto, e quindi probabilmente il volto di Gesù è proprio questo. Questa stanza è stata protagonista di una serie di riprese televisive che tu realizzasti nel Sì, infatti qui, 92, sì, nel 92, 1992, settembre 92. infatti qui in questa stanza c'è proprio un angolo dove c'è una poltrona, dove Fra Daniele si autoriprendeva con una telecamera che le avevano regalate, di quelle grandi che si mettevano sulle spalle di una volta, no? E si mise lì davanti e si riprendeva, e appoggiando la telecamera su una sedia, e infatti si vedono queste immagini, Fra Daniele, un faccione di Fra Daniele, perché ovviamente lui, non potendosi vedere nella telecamera, ovviamente non poteva regolare la distanza e la messa a fuoco, però venne abbastanza bene, che lui racconta appunto alcuni episodi di cose straordinarie sulla Madonna, sui fatti, di ricordi suoi, ed era proprio qui, in quest'angolo qui, che riprendeva queste scene. Stando a San Giovanni Rotondo, in un'altra stanzetta, quella stanzetta che sta dietro al quadro della Madonna, sento una voce. Prima mi sveglio con una stanza tutta profumata, inebriata, proprio che inebriava anima e corpo. Poi dopo sento una voce dentro che mi dice: "Figlio mio, da domani dimmi il rosario". "Ma come faccio a dire il rosario se non ci riesco più?" Non ci, piangendolo, diceva: "Non ci riesco più, come faccio a dire il rosario?" Mi sembrava un disprezzato, un allontanato, una che non volesse, la Madonna che non volesse più onorata da me. E dice: "Ti aiuterò io. E ricordati di questo, e con rosario chiedimi qualsiasi grazia che vuoi, che lo otterrai. Ti aiuterò io, lo diremo insieme". Ecco, quella mattina vado in cora per la Santa Messa. Sono andato un po' prima, figuratevi, prima ancora che i padri cominciassero l'ufficio. Ecco che come entro in chiesa nel coro, ecco, vedo quel bel quadro della Madonna, quella Madonna con quegli occhi penetranti che mi guardava, che entravano nell'intimo. E io dicevo: "Ma guarda un po' quanto è bella, non l'ho mai vista così bella, è così vicina, la vedo più vicina e più bella". Poi ho sentito subito nell'intimo di dire il rosario. Io metto la mano nella pettorina, prendo il santo rosario, mi faccio la croce e comincio il rosario. Non avete idee, perché non lo so descrivere che cosa erano quelle Ave Marie. Vivevo. La Madonna mi faceva partecipe di quello che lei sentì all'annunzio dell'Arcangelo Gabriele. Poi ancora mi fece capire e mi diede tanta armonia spirituale, cose, che ogni Ave Maria per me era un diletto spirituale e tutto, che mi sentivo un innamorato, mi sentivo innamorato di tale madre, innamorato del Santo Rosario, innamorato della Chiesa, del corpo mistico, di cui sentivo che nell'Ave Maria raccoglieva anche e mi univo con tutta la Chiesa. Ecco,
Le Ave Marie non ci sono più riuscito a dirle così, perché la Madonna mi disse: lo diremo insieme, ti aiuterò io, lo diremo insieme. Immaginate se uno di noi ancora succedesse questo, proprio materialmente parlando, perché spiritualmente siamo già uniti, fusi con la Madonna. Ogni Ave Maria che cos'era per me? La prima corona, la seconda corona, la terza corona, ecco che arriva la Salve Regina, e durante la Salve Regina mi ricordo della notte che la Madonna mi aveva detto: lo diremo insieme, ti aiuterò io. Ho detto questo affinché vi possiate anche voi innamorare sempre più della Madonna, di dire il rosario, perché il rosario è la Madonna che lo vuole. E la Madonna, se l'ha detta a me, lo dice anche a voi. Col rosario chiedete, ma qualsiasi grazia che volete, che lo otterrete. L'ha detta a me e tramite me lo dice anche a voi. A uno, di innamorarvi, di dire il Santo Rosario e di chiedere con dolcezza di figli, proprio con la sicurezza che la Madonna concede, perché l'ha detto lei. Ecco, abbiamo ascoltato questo passaggio di Fra Daniele, dove è lui stesso che racconta questa voglia, grande voglia di pregare, di preghiera. Ma la cosa strana è che lui si rivolge alla telecamera dicendo: ecco, lo ha detto a me e lo dico anche a voi. Forse a distanza di 20 anni da quella registrazione, da quel 1992, chissà, coincidenze o altro ci danno la possibilità quest'oggi, anche attraverso Padre Pio TV, la TV della sua fraternità provinciale, dei suoi confratelli, di andare a lanciare questo messaggio ai tanti che seguono Teleradio Padre Pio e tanti devoti di San Pio da Pietrelcina, a cui lui ha fatto spesso riferimento. E questa idea di andare a realizzare, ecco, come può essere nata un'idea del genere, cioè di fare una serie di registrazioni che poi sono delle piccole catechesi, delle piccole riflessioni, dei messaggi che poi a distanza di anni abbiamo tirato fuori dal tuo armadio e messo a disposizione dei tanti amici di Telepadre Pio? Sì, io ebbi un'idea un giorno, che quando Fra Daniele venivamo qui con mia moglie o con degli amici, una mattina perché Fra Daniele metteva a raccontare episodi e fatti della sua vita, mi venne in mente di portare la telecamera e la mise sul cavalletto in cucina, mentre Fra Daniele lì chiacchierava, cucinava, parlava e raccontava. E tant'è vero che poi dopo, perché Fra Daniele poi cominciò a riprendersi, proprio perché quando gliela feci vedere, disse, rimase ben avvitato, ma quanto è bello, ma vedi, quasi quasi, disse, vieni un altro giorno e riprendiamo a raccontare, visto che il superiore mi ha dato ordine di scrivere, ma io non riesco più a scrivere per il dolore che ho col braccio dopo l'incidente, dice, riprendiamo questi racconti con la telecamera che porti tu. In questa stanza si vede qualcosa di bello, di strano, però è normale, è naturale, perché è un riflesso di una luce che vediamo sul comodino a questo specchio qui, che è rotondo. Questo diceva, riflesso. Diceva Fra Daniele di questo. Ecco, diceva semplicemente: Fra Daniele diceva, non è né un miracolo né un'apparizione, non è niente, è semplicemente un riflesso. E mi chiamò e spense la luce. Accese la luce del vicino al letto, e il riflesso del letto verso quell'immagine, verso il muro, si vede una Madonnina che appare, sembra che appare. Ecco, prendiamo la luce e veniamo verso questo specchio, che noi vediamo qui, che è uno specchio di quelli rotondi sopra, e questa rotondità, questa forma di specchio, con la luce del comodino del letto, riflesso su quel muro, si vede un'immagine bellissima. Noi vediamo questo specchio, e infatti vediamo l'immagine e vediamo della Madonnina, e muovendo questo specchio si vede la Madonnina che si muove.
muovendo questo specchio si vede la Madonnina che si muove. Infatti, man mano che come cammina lo specchio, il riflesso va a finire sul muro, però si vede solo di fronte il riflesso dello specchio, che è rotondo e basta. Man mano che chiudiamo, ecco, man mano che si chiude, il riflesso dello specchio si stringe fino a prendere forma di quella Madonnina che noi abbiamo visto sul muro di riflesso.